Allora, ieri abbiamo raccolto un po' le rimostranze, le preoccupazioni di qualcuno che lavora qui in zona. Cosa possiamo dire? Preoccupazioni tutte fondate, assolutamente, e quindi quello che si può dire è che questi lavori sono importantissimi, indispensabili, perché ci permetteranno in futuro non solo di avere una fogna per un supermercato che sta aprendo, che aprirà presto, ma abbiamo come dire, una fogna nuova per tutto il quartiere, quello di Villa Uscenti e di Via Magnanini, che hanno la fogna mista, quindi questo per noi è un grande valore. Ovviamente saranno fatti a spese della ditta che lottizza anche tutti gli allacci delle fogne esistenti, quindi migliorerà sicuramente la situazione qua. In prospettiva chiederemo ad ASET anche di dividere le fogne che adesso sono miste in acque chiare e acque scure. Inoltre i lavori non si fermeranno qui, perché ci saranno anche dei lavori nell'altro lato per l'adeguamento dell'acquedotto, quindi potenziamento anzi dell'acquedotto. I lavori però non comporteranno problemi sulla viabilità. Per quanto riguarda invece l'asfalto, quello che si può vedere, tutti possono trovare, un tamponamento provvisorio. La ditta deve, è stato prescritto dall'ufficio che deve, grattare via tutto quello che hanno posato e rimettere un tappetino d'usura da 4 cm che solitamente mettiamo nelle nostre strade. Ovviamente i disagi li capiamo tutti, i lavori però sono indispensabili e lo facciamo per migliorare la qualità della vita di questo abitato. Sullo sviluppo di quest'area commerciale possiamo dire qualcosa, quello che vi è dato sapere? Sì, quello che è dato sapere, perché il piano di lottizzazione è stato approvato dalla Giunta e prevede che oltre appunto all'edificazione di un'area che era comunale di questo supermercato, anche la realizzazione di 2 sottopassi e di tantissimi parcheggi pubblici aperti, quindi disponibili, che probabilmente saranno anche, come dire, molto più utili alla parte di spiaggia che si trova dall'altra parte della ferrovia, perché probabilmente aumenteranno la disponibilità di parcheggi della zona della Baia Metauro. E anche nelle previsioni che noi stiamo facendo ci sia dappertutto la realizzazione di una pista ciclabile, sia che colleghi 2 sottopassi che renda sicuro il passaggio lungo la statale, una parte di quel progetto che abbiamo sempre detto di riqualificare la statale e renderla anche più sicura al passaggio delle persone, come purtroppo negli ultimi 50 anni non è stato.